Ci fu un tempo lontano in cui le donne governavano con un potere senza eguali. Guerriere, regine, madri di nazioni. La più leggendaria fra tutte fu Cleopatra. Io morirei per l'Egitto. Voi per cosa morireste? Io sono Iside, io sono una dea. Finché è in vita, sarà la sovrana. Il testamento nomina me co-reggente d'Egitto. Giulio Cesare è consapevole che Cleopatra è una delle donne più colte del Mediterraneo. Vuole essere il re della regina Cleopatra. Non esiste il futuro senza il passato. Ci ha sfruttato la relazione con Marco Antonio per proteggere se stessa e il suo paese. Non esiste Roma senza l'Egitto. Cleopatra stava cercando di salvare il paese che amava dalla distruzione. Ho fatto tutto ciò che dovevo per proteggere quello che è mio. Lei è una donna che esercita il potere. Cleopatra era una sovrana tolemaica. Il primo Tolomeo era stato un generale di Alessandro Magno. È possibile che fosse egizia. Ma la immagino con i capelli ricci e una carnagione simile alla mia. Ricordo quando mia nonna mi ha detto: non mi interessa quello che ti insegnano a scuola. Cleopatra era nera. È diventata un'icona. Io sono una dea, regina dei re. La sua storia riecheggia in ogni donna.